Allora, ovviamente oggi parliamo di self-publishing, ma cerchiamo di fare anche prima di tutto una panoramica su cos'è il self-publishing, come ci si è arrivati e quali sono poi, qual è la nostra soluzione di self-publishing. E poi magari alla fine faremo anche un approfondimento su un caso concreto di successo di self-publishing che abbiamo avuto noi direttamente in azienda. Cioè, ne parlavamo prima con loro, è un caso di successo con cui un'autrice ha iniziato con un'esperienza di self-publishing particolare, con un approccio veramente che secondo noi è quello giusto, e poi vi daremo delle indicazioni su quali potrebbero essere le ricette per una buona autopubblicazione. E poi ha avuto il grande successo, è passato a un grande editore, tra l'altro è da poco entrata in commercio e sta avendo ottimi, grandissimi risultati. Allora, a me piace sempre iniziare con questa frase di Jeff Bezos, sicuramente lo conoscete, il CEO di Amazon. Che è una frase che lui ha rilasciato durante un'intervista che ha fatto al Corriere della Sera circa un anno fa. Perché questa frase è importante? È chiaro che è una frase che riassume in appena due righe tutto quello che sta succedendo nel mondo della pubblicazione, e riassume anche qual è la mission di Amazon, e particolarmente poi di Amazon Kindle Direct Publishing, che è il loro settore che è dedicato all'autopubblicazione. Lui dice che il futuro è dei lettori e degli autori. Tra parentesi, gli editori devono sudare. Che cosa vuole dire in questa frase qua? Diciamo che nel sistema dell'editoria tradizionale, quello che abbiamo conosciuto da Gutenberg fino a, diciamo, una decina di anni fa, la filiera editoriale è rimasta praticamente la stessa da centinaia di anni. C'è lo scrittore, quindi la creazione dell'opera ovviamente viene dalla parte dello scrittore, vi è la selezione da parte dell'editore. L'editore riceve centinaia di manoscritti, sceglie qual è l'opera su cui puntare e investe su di essa, e il libro arriva al mercato, quindi arriva al lettore. Quindi questa filiera editoriale è rimasta praticamente la stessa finora, diciamo fino a una decina di anni fa all'incirca. Che cosa sta cambiando con il self-publishing? E quindi riferendoci alla frase che ha detto Jeff Bezos, per cui il futuro è dello scrittore, degli autori e dei lettori, non parla degli editori. Gli editori devono sudare. Perché? Questo sistema quindi è entrato in crisi. Allora, potremmo discutere per ore per capire che cosa ha comportato la crisi di questo sistema di pubblicazione. È chiaro, le componenti sono tantissime. La crisi economica ha inciso anche su quello. La crisi dei sistemi di distribuzione del mondo cartaceo, la crisi delle librerie, l'introduzione potente di tecnologia all'interno del mondo editoriale, l'introduzione dell'ebook, l'introduzione dei tablet, l'introduzione dei lettori. I motivi per cui quel sistema è entrato in crisi sono tantissimi, però è chiaro che ogni volta che c'è una crisi c'è generalmente un'innovazione. E l'innovazione qual è? Che quel sistema è saltato completamente o sta cambiando, e lo scrittore arriva direttamente al mercato editoriale. Come vedete, l'editore non c'è più. Ovviamente questa è una semplificazione. Noi non siamo né dell'idea, non siamo degli estremisti del self-publishing. Sappiamo che cos'è e sappiamo che il valore dell'editore non è una cosa a cui si può rinunciare. L'editoria è fatta in un certo modo, ovviamente. Poi capiremo perché alcuni tipi di editori è bene che spariscano, che stanno scomparendo con questo tipo di cambiamento. È chiaro che quando scompare l'editore, che cosa succede? Tutte quelle competenze che erano prima nella casa editrice, quindi l'editor, il grafico, l'impaginatore, l'ufficio stampa, cioè tutte quel tipo di competenze, se l'editore non c'è più, ovviamente non potranno essere a carico del lettore, ovviamente, ma saranno tutte a carico dello scrittore. Quindi capite bene quanto è impegnativo, o quanto cioè non è semplice fare l'autopubblicazione. Anche se è facile prendere, caricare un file su internet e essere online dopo un giorno. Quali sono queste competenze che ora sono a carico dell'autore? Ovviamente il design. Quando parliamo di design parliamo sia dall'immagine che scegliamo in copertina, dalla sinossi o dalla fascetta, o anche all'impaginazione, al modo in cui inseriamo le informazioni, l'immagine, insomma tutto quello che riguarda il design fisico dell'opera. Questo ovviamente del cartaceo, per l'ebook ci sono anche, il design ha una grossa importanza anche
in quel settore lì, poi lo vedremo anche dopo. La cura dei contenuti, se voi scrivete un libro da soli e non lo fate leggere a nessuno e lo pubblicate, non saprete mai se è pieno di refusi o meno, se i vostri personaggi hanno un carattere che può reggere, una trama è interessante, il lettore magari potrebbe stancarsi dopo 10 pagine, cioè tutta quella parte che di cura editoriale dell'opera che erano a capo degli editor nelle case editrici, questa è a carico del vostro, di chi si autopubblica. I capitali, ovviamente, se un editore sceglie di pubblicare un libro, è chiaro che fa un investimento, quindi magari stampare centinaia di migliaia di copie, distribuirle, fare dei book trailer, comprare gli spazi pubblicitari o le presentazioni durante le fiere, quindi tutto questo investimento ovviamente adesso ritorna a carico dell'autore. La vendita e la distribuzione, ovviamente, quindi se prima l'editore vi stampava i libri, ve lo faceva trovare piuttosto che nelle librerie della vostra zona o tutte le librerie italiane, adesso questo è un problema che si deve porre ovviamente l'autore. Ovviamente l'ufficio stampa, cioè avete pubblicato il libro, adesso come fate a farlo sapere, come fate a raggiungere il lettore, perché il numero di pubblicazioni è cresciuto in maniera, cioè adesso circa in una settimana si pubblicano i libri che si pubblicavano negli anni 30 e 40 in un anno, quindi immaginate quanto è aumentato il self-publishing, quanto ha aperto il mondo della pubblicazione. E ovviamente l'engagement, cioè il rapporto con i lettori, anche in questo caso qui, non avete più l'ufficio stampa che vi organizza le presentazioni. Qui tutto dipende da voi, in che modo vi dialogate con i vostri lettori, come cercate di mantenere alto l'interesse, se nel caso magari avete fatto una saga, vorrete che i vostri lettori acquistino anche il secondo libro, insomma, della saga. Chiaro, diciamo che presentata così dice ok, è scoraggiante, io non lo faccio perché se devo occuparmi di tutte quelle cose lì è impossibile. Però diciamo, quali sono i vantaggi per l'autore se uno si autopubblica? Il controllo totale dell'opera, che per alcuni può essere un aspetto negativo, per altri può essere un aspetto positivo. Dice io voglio il libro, lo voglio con questa copertina, non voglio che magari non mi piace quella che ha scelto la casa editrice, oppure non voglio rinunciare a quel capitolo, non voglio rinunciare a quel personaggio, quindi io controllo completamente la mia opera, non do a nessuno la possibilità di modificarne il contenuto o il taglio, insomma la destinazione. E quindi ovviamente avere una completa autonomia creativa, questa è una parte molto importante, il guadagno della trasparenza. Nell'editoria tradizionale, vi do qualche indicazione così, per esempio la percentuale che veniva garantita a un autore erano abbastanza basse, parliamo del 5, del 6, il 7% nel migliore dei casi, quindi percentuali bassissime, perché è chiaro che nella filiera dell'editoria tradizionale ci sono troppi attori, cioè dal distributore. Tu immaginate quando comprate un libro, che ne so, un libro che costa 10 euro, un libro, una versione economica, un Oscar Mondadori o qualsiasi altra cosa, un libro di 10 euro, su quei 10 euro generalmente molto meno, il 10% arriva all'autore e tutto il resto dice vabbè, ma tutto il resto dove va a finire? Va a finire nei costi di stampa, va a finire nei distributori che prendono fino al 45, il 50% sul prezzo di copertina. Quindi immaginate come venendo meno, diciamo, tutti questi intermediari e lo scrittore arriva direttamente al lettore, tutta quella parte lì viene ridistribuita a vantaggio ovviamente dell'autore. E quindi ha un guadagno nettamente maggiore sia nel cartaceo con percentuali che possono andare anche fino al 30%, o ovviamente nell'ebook è completamente impari il rapporto, se arriva fino al 70% di guadagno per l'autore. E ovviamente la trasparenza, l'editore, io non so se qualcuno ha avuto esperienze di pubblicazione con l'editore tradizionale, però nell'editoria tradizionale al massimo vi manderanno un report ogni anno. Adesso sulla spinta del self-publishing lo mandano ogni 6 mesi, o comunque hanno ridotto i tempi, però vi manderanno un report annuale per dirvi quante copie hanno venduto del vostro libro e per darvi i guadagni, anche perché, ripeto, con tutta quella filiera che c'era all'interno è chiaro che loro avevano anche ritardi su ottenere i dati di vendita dai distributori, che da loro volta dovevano riprendere dalle librerie, cioè è veramente un elefante quel tipo di sistema di... Quindi invece nel self-publishing l'autore ha percentuali più alte e ha sistemi online per controllare in tempo reale le vendite. Sapere dove sono state vendute, in quali canali, in quali store, con che percentuali, e chiedere il pagamento con un click, dice ok,
ho sul mio account 120 euro, vorrei 50 euro, clicco, richiedo il pagamento, dopo entro 30 giorni la piattaforma ti dà i soldi di cui hai bisogno. Il controllo dei diritti d'autore, questo può essere, so che avete fatto un incontro con Marco Giacomello, che è uno dei principali esperti italiani di diritto d'autore nel mondo del digitale e del self-publishing, che tra l'altro è il suo studio, collabora con noi, cioè, per quanto riguarda la cura dei contratti che noi proponiamo ai nostri autori. È chiaro che il controllo dei diritti d'autore dell'opera è una cosa molto importante, molti non se lo pongono come problema, però immaginate che il vostro libro farà un grande successo e vi contatta un produttore cinematografico e vuole comprare i diritti dell'opera e farne un film. Se poi il libro fosse stato pubblicato con un editore tradizionale, l'editore ne avrebbe beneficiato molto di più di voi. E il caso più emblematico di questo è quello della signora Rowling, l'autrice di Harry Potter. Che cosa ha fatto? Non so se avete seguito. Quando è uscita la saga di Harry Potter, è chiaro che l'ebook non era ancora esploso come mercato. Lei però era intelligentemente, aveva tenuto i diritti digitali dell'opera, non li aveva ceduti all'editore. E che cosa ha fatto? Dopo comunque questa cosa qua, questo progetto lei ha fatto dopo la fine delle proiezioni cinematografiche di Harry Potter, ha fatto un sito, Pottermore, che comunque lo potete ancora trovare online, in cui lei vende direttamente l'ebook da sola, con tutti i vantaggi che potete immaginare, trattiene il guadagno tutto praticamente sull'ebook. E tra l'altro è stato talmente forte questo tipo di scelta che è riuscita anche a resistere alle pressioni di Amazon, che Amazon voleva a tutti i costi poter vendere, immaginate poi, parliamo dei libri, insomma degli ebook della saga più che ha venduto di più nella storia del fantasy. E lei addirittura questo l'avevo visto un paio di mesi fa, non so se la situazione è cambiata, ma dubito, però se cercate l'ebook di Harry Potter su Amazon vi esce la scheda, ma se andate a acquistare vi riporta sul sito di Pottermore, quindi magari hanno un rapporto, guadagneranno una revenue sul traffico, ma comunque lei controlla completamente la vendita dell'ebook. Il tempo per la pubblicazione, nell'editore tradizionale voi inviate il libro all'editore, se vi va bene vi risponderà fra un anno, sei mesi, e poi inizierà tutta la procedura della pubblicazione, la lettura, l'editing, lo scambio delle bozze, quindi sicuramente dopo un anno riuscirete ad andare online. Questo ovviamente parliamo dell'editoria, accadeva un paio di anni fa, adesso ripeto, con tutto quello che sta succedendo nel self-publishing, gli editori stanno faticosamente, comunque stanno cercando di cambiare proprio anche i loro tempi di produzione. Nel self-publishing si può andare online dopo 24 ore. Se carichi un ebook su una piattaforma, diciamo 24 ore, poi dipende dai tempi di aggiornamento delle singole piattaforme, ma se è online il libro è già acquistabile, quindi cambia completamente il tempo necessario per accedere alla pubblicazione. E ovviamente, questa è una cosa importante, la conoscenza dell'opera, la vostra immagine è tutta nelle vostre mani. Il rapporto con il lettore è soltanto vostro, non sarà mai un ufficio stampa che media o qualcuno che fa i comunicati stampa per cercare di costruire un'immagine intorno a voi. Il rapporto con il lettore sarà soltanto vostro. Qui ho cercato volontariamente di farvi vedere un po' quanto è complicato, ovviamente. Se abbiamo detto la filiera editoriale è cambiata, salta l'editore, l'autore arriva direttamente al lettore, però è chiaro che, ne parlavamo prima, il self-publishing è un settore abbastanza nuovo, quindi i modelli di self-publishing sono abbastanza definiti, però diciamo che è talmente in cambiamento questo tipo di settore che i modelli di autopubblicazione nascono continuamente. Oddio, o meglio, modelli di pubblicazione senza editore. E quindi io ho cercato di riassumerne un po' i più importanti. Ovviamente abbiamo il self-publishing e il print on demand, quello che trovate giù in rosso, che è lo stesso colore che porta il lettore, diciamo che è quello più utilizzato attualmente. Apro una parentesi. Allora, il self-publishing e il print on demand, perché ho visto che poi volevate approfondire questo argomento. E allora, spesso vengono utilizzati come sinonimi e in realtà potrebbero anche essere così. Il print on demand, diciamo che è una tecnologia
diciamo era un po' prima del self-publishing, una tecnologia di stampa, la stampa su richiesta, la traduzione letterale della parola, e diciamo che è tutto quello che diciamo che gli editori tradizionali, dovendo distribuire centinaia di migliaia di copie, utilizzavano tecnologie di stampa offset, che per cui per esempio non puoi stampare, perché non è economicamente conveniente stampare meno di 1000 copie di un libro. Con il print on demand, quindi con la crescita dell'importanza della stampa digitale all'interno dell'editoria tradizionale, sono nati dei sistemi di print on demand. Noi nasciamo come un print on demand, lo siamo ancora, perché è una parte molto importante. Significa che tu, grazie alla tecnologia digitale, è economicamente vantaggioso stampare anche una copia di un libro. E quindi immaginate che questo ovviamente ha ridotto completamente i rischi degli editori tradizionali, perché questo lo utilizzano tantissimo. Noi stampiamo per tantissimi editori tradizionali, nonostante siamo una piattaforma di self-publishing, perché ovviamente per loro è più conveniente stampare libri per ogni volta che ce n'è bisogno, e questo riescono a farlo comunque mantenendo i margini che avevano nella stampa tradizionale. E quindi il print on demand è la tecnologia di stampa su richiesta che viene utilizzata anche nell'autopubblicazione cartacea, e quindi può essere utilizzato anche come sinonimo di self-publishing. Un altro tipo di pubblicazione è il social writing. Potremmo parlarne molto, e comunque non ci sono modelli di business ancora che si sono stabilizzati in questo settore. Che cos'è? Sono piattaforme su cui voi, sono piattaforme collaborative, in cui per esempio una, non so se la conoscete, 20 Lines, la più famosa italiana, e lì praticamente loro come funziona? C'è una persona che posta un incipit di un libro e poi lascia che tutta la community scriva il seguito, e la community poi vota volta per volta qual è il seguito o quali sono i seguiti migliori, fin poi arrivare alla conclusione del libro, che viene distribuito e venduto. Però ovviamente 20 Lines è ancora in una fase in cui non ha un modello di business, nonostante loro dicano il contrario, stanno crescendo tantissimo, però il sistema funziona, è figo, però dov'è il guadagno per la piattaforma, dove è il guadagno per l'autore? No? Immaginate che alla fine della filiera voi riuscite a pubblicare un libro scritto da 30 persone, di chi sono i diritti di quel libro, no? Chi ci guadagna, quando lo vendiamo dove andranno i soldi, no? Quindi diciamo che io personalmente ho molto dubbi, ma probabilmente ancora presto per farsi un'idea di questo settore qua. Diciamo che la scrittura collaborativa, il social writing, porta la socialità dei social network all'interno del mondo editoriale, però i risultati ancora sono abbastanza, cioè 20 Lines è iniziato da meno di un anno comunque, o poco più di un anno, credo che erano accanto a noi al Salone del Libro lo scorso anno e presentavano lì, quindi poco più di un anno insomma, presentavano lì il loro progetto. Però diciamo che la risposta è molto alta, la gente ha piacere a scrivere, a collaborare nella scrittura, però è chiaro che ci sono tutta una serie di problematiche. Il co-publishing, questa è un'altra cosa su cui io personalmente ho dei dubbi. Diciamo il co-publishing è un acronimo che hanno inventato quelli della Rizzoli per dire che hanno inventato un nuovo approccio all'autopubblicazione. È un progetto che hanno iniziato alcuni mesi fa. In cosa consiste? Perché si chiama co-pubblicazione? Loro hanno creato una collana di ebook che si chiama Ucrime, che la troverete poi su qualsiasi store, in cui hanno iniziato adesso con pochi titoli, 12 scrittori sconosciuti, autopubblicati, che si sono messi alla prova, hanno scritto dei racconti di giallo su determinati argomenti forniti da Rizzoli. E poi i migliori scritti sono stati raccolti in dei singoli ebook in cui c'erano 3 racconti di autori autopubblicati più uno dei giallisti famosi della Rizzoli, insomma. Quindi ecco che la pubblicazione, cioè lo scrittore tradizionale insieme a quello autopubblicato. Però in realtà di innovativo c'è abbastanza poco, è un riconfezionamento di un prodotto, credo che sia solo un'operazione di marketing. Quindi... Però è chiaro che i libri vendono, perché poi hanno tutto la macchina della comunicazione della Rizzoli, i titoli stanno andando bene,
Però se fate una ricerca loro, insomma, troverete tantissimi articoli in cui parlano, no, di questa grandissima novità, però in realtà è prendere delle cose già che comunque sono separate, metterle insieme, riconfezionarle e rivendere all'autore come una novità. Però va bene, questa è la loro opinione. La cosa su cui andiamo, che poi facciamo anche un approfondimento sopra, è la Vanity Press. Vi introduco sulla diapositiva successiva per dirvi che cosa non è il self-publishing. Più facile, il self-publishing è semplicemente l'autopubblicazione senza la presenza di un editore, se vogliamo riassumerlo in poche parole. Però, e ne parlavamo prima, quanta confusione c'è, il vostro progetto è importantissimo per fare cultura di self-publishing. C'è tantissima confusione su cosa è, cosa non è. Noi ci focalizziamo, poi magari troverete anche, potete prenderle dopo, alcune informazioni su cosa non è il self-publishing fondamentalmente. Il self-publishing non è la Vanity Press. La Vanity Press è un termine inglese, in Italia noi li chiamiamo l'editore a pagamento, che diciamo che in Italia sono veramente tantissimi, e non vi deve stupire se parliamo per esempio che più del 60% degli editori italiani sono editori a pagamento. Che significa? Un editore se crede nel vostro libro non dovrebbe chiedervi denaro per pubblicarlo, quindi dovrebbe, se è un imprenditore, investe su un prodotto che è il vostro libro e si assume il rischio di quello che sta facendo. Invece esiste tutta una grande quantità di editori che dicono che sono editori, ma in realtà poi mandate il manoscritto, dicono che hanno fatto la selezione, il vostro è il più figo libro che hanno letto negli ultimi 6 anni, 10 anni, però poi alla fine vi chiedono, va bene, lo pubblichiamo, però mi devi dare 1.000-2.000 euro, ti compri 1.000 copie e poi si vede, no? Tutta questa sfera qua, in Inghilterra la chiamano Vanity Press, la pubblicazione della vanità, essenzialmente è la pubblicazione con un editore, però in cui l'autore si assume tutti i costi, o gran parte dei costi. In Italia è l'editoria a pagamento. Vi cito una cosa simpatica. C'è un blog che si chiama Writer's Dream, che è molto famoso, e la Linda Rando, che è la ragazza, era abbastanza giovane, 22-23 anni, che gestisce il blog, ha pubblicato 2-3 anni fa la lista degli editori a pagamento, che è stata diciamo che ha scoperchiato il vaso di Pandora di tutto il sottobosco italiano dell'editoria. E lo stupore è stato ritrovare lì nell'elenco editori come Adelphi, o come Rizzoli, come De Agostini. Immaginate, poi lei ha avuto una pressione enorme, tant'è che a un certo punto poi ha dovuto rimuoverla, e credo che abbiamo anche un processo in corso perché alcuni editori l'hanno denunciata. Quindi immaginate quanto è nascosto, ma comunque molto delicato, questo argomento qua, e questa è una cosa di cui noi siamo fieri e siamo contenti, che il self-publishing sta distruggendo questo tipo di degenerazione dell'editoria, perché ovviamente se prima una delle possibilità era pagare comunque un editore per pubblicare, adesso non pago più 1.000, 2.000, 3.000 euro, mi pubblico con poche decine di euro, e quindi questo tipo di mercato non ha più senso. E tra l'altro poi non è questione solo economica, la maggior parte di questi di pseudo editori sono editori che non hanno uffici stampa, non hanno grande distribuzione, quindi in realtà ti dicono che il tuo libro ti porta in fiera, ti porta in tutte le librerie, poi in realtà non hanno non hanno distribuzione, non hanno nulla, e autopubblicare il libro, noi lo conosciamo, lo sappiamo però con cognizione di causa, noi le piattaforme di self-publishing offrono una distribuzione molto più ampia di quelle che possono garantirti questo tipo di editori. Quindi il self-publishing, no, questa è una cosa che molti la confondono ancora, cioè non confondetelo con l'editoria a pagamento. Se c'è un editore non è self-publishing, questa è la differenza fondamentale. Il self-publishing non si oppone all'editoria. L'altro giorno c'è stato un bellissimo tweet di Ciccio Rigoli, che poi ha cambiato ruolo, il libraio digitale, insomma, è quello che gestisce una piattaforma di uno storybook italiano, in cui diceva
che, dire, che gli editori che dicono che il self-publishing rovina l'editoria e allo stesso vuole dire che il mio nonno che fa il vino in casa rovina la coltivazione del Chianti, no? Questo era per farvi capire il senso di questa dichiarazione. Perché? Perché molti ancora sostengono di dire che il self-publishing è il male, che tutta questa pubblicazione sta rovinando la qualità dell'editoria, invece in realtà non è così. Editori famosi pubblicano libri che sarebbe stato meglio non pubblicare, voglio dire. Quindi non è, possiamo aprire un dibattito dopo sulla questione della qualità o meno nell'autopubblicazione, però per riassumere, il self-publishing non, per noi, questa non, ma credo che sia una cosa condivisa anche da altri, non si oppone all'editoria, cioè non siamo in guerra. Noi conosciamo il valore dell'editore, non dell'editore a pagamento, dell'editore quello che è serio, che investe sulla tua opera. Perché, come parlavamo prima, l'editore ti dà tutta quella serie di servizi che tu da solo non ce la fai e aggiunge valore all'opera. Quindi diciamo che il self-publishing è una delle possibilità che un autore ha per pubblicarsi. Quindi non è che adesso che c'è il self-publishing noi via spaziamo via l'editore. L'editore è chiaro, adesso devono reinventarsi, devono cambiare tante cose all'interno della loro organizzazione, però non è una, cioè non sono mondi in contrasto, sono, anzi, e poi vedrete nel caso concreto che abbiamo avuto noi, in realtà gli editori hanno tutto da guadagnarci dal self-publishing, poi capiamo perché. Non è facile, e questo ne parlavamo, cercavo di spiegarvelo prima. Allora, autopubblicarsi il libro è facilissimo, è come caricare un file e andare online, però avere successo è un'altra cosa. Quindi la pubblicazione, se volete fare il self-publishing in un certo modo, se volete pubblicare per dire ok, io ho pubblicato, è rispettabilissima come scelta, ma se volete raggiungere un risultato vi dovete allenare, ci sono tutta una serie di cose che è necessario apprendere. Che ruolo hanno in tutto? Perché adesso abbiamo parlato sempre dello scrittore, dell'editore e dell'autore. Però è chiaro che se l'editore è saltato, l'autore come fa ad arrivare al lettore? Lo fa attraverso le piattaforme di self-publishing come la nostra, che ce ne sono tantissime ovviamente nel mercato, che non sono altro, che non sostituiscono l'editore. Sono soltanto degli intermediari che vi permettono di raggiungere il maggior numero possibile di lettori, e quindi fanno in pratica da distributori dei vostri contenuti, oltre che poi, lo vedremo, offrirvi anche servizi per colmare quei vuoti che lasciate dall'editore, quindi aiutarvi ad arrivare alla pubblicazione cercando di migliorarne il contenuto. Come si sceglie ovviamente una piattaforma di self-publishing? Io qui gli aspetti che ho riassunto sono venuti fuori anche da una, non so, oltre che per l'esperienza che abbiamo avuto, anche da tutta una serie di sondaggi che noi continuamente facciamo sia su autori che hanno pubblicato con noi che persone che non lo hanno fatto, comunque che vorrebbero pubblicare un libro, per cercare poi di capire quali sono, è importante per cercare poi di pilotare anche la comunicazione o comunque per scegliere di andare in una direzione piuttosto che in un'altra. Quali sono gli aspetti che sono emersi fondamentalmente da questa indagine? Cioè, quali sono gli aspetti che un autore si aspetta, scusate il gioco di parole, cioè che si aspetta di trovare in una piattaforma di self-publishing? Allora, cerco, intanto li mettiamo tutti lì. Allora, l'esperienza utente, che è un parolone per dire da tanto, dentro c'è di tutto. Che cosa intendiamo per esperienza utente? La facilità di pubblicazione, la chiarezza dei contratti, l'assistenza ai clienti, che è una cosa fondamentale nel mondo digitale, e fa la fortuna di colossi come Amazon, come Apple, i servizi editoriali, ed è questo di cui parlavamo prima. Se non c'è più l'ufficio stampa, non ho più l'editor, non ho più il grafico, non ho più l'impaginatore, io se ho scritto soltanto su carta, su un foglio, sul diario, ho scritto solo su Word in A4, non formattato il mio libro, come faccio a creare un prodotto di qualità? Quindi anche la presenza o meno, la qualità o meno dei servizi editoriali all'interno di una piattaforma di self-publishing è un motivo per cui sceglierne una piuttosto che un'altra. La distribuzione, ovviamente, se una piattaforma mi garantisce la presenza solo sugli store italiani,
Sì, vabbè, però magari vorrei andare anche sull'e-store, voglio andare su Amazon.com oppure su Amazon americano o inglese, questo può essere un motivo, quindi scegliere la piattaforma che garantisce la distribuzione più ampia. E ovviamente l'accessibilità, che non si tratta soltanto di accessibilità digitale, parliamo di accessibilità anche dei costi di pubblicazione. Qua noi cerchiamo di riassumervi qual è la nostra di ricetta o comunque cosa stiamo cercando di costruire intorno allo scrittore nel corso degli anni. Allora, noi ci siamo focalizzati, per riassumerlo, su due di quegli aspetti lì, l'esperienza editoriale e la distribuzione. Come esperienza editoriale abbiamo cercato e continuiamo a farlo e lo faremo sempre di più, di offrire tutti quei servizi che l'autore non può avere più perché l'editore non c'è. Quindi l'impaginazione, la grafica, la lettura, l'editing, la correzione bozze, la traduzione, facciamo anche traduzione in 100 lingue grazie a un partner con cui collaboriamo, la creazione del book trailer, il blog, il marketing, insomma tutti quei servizi noi spingiamo tantissimo perché e questo lo facciamo anche curando la comunicazione e la cultura del self-publishing. Lo diciamo sempre, non è una questione soltanto economica, però prima di pubblicare curate il libro, perché pubblicare è facile. Però se volete ottenere un risultato, se l'autore, il lettore legge il libro, scarica il vostro ebook ed è pieno di refusi, magari l'incipit non è un granché, oppure la trama difficilmente poi lascerà anche un commento positivo, difficilmente promuoverà il libro col passaparola perché poi lì funzionerà tantissimo. E la distribuzione? Diciamo che nel panorama italiano noi abbiamo una distribuzione più ampia in rapporto alle piattaforme italiane. Se pubblicate in cartaceo un ebook, se pubblicate in cartaceo noi raggiungiamo 15 store online, che sono tutti quelli più importanti su cui avviene dove c'è mercato, da Amazon.it, Feltrinelli, Mondadori, IBS, Webster, Libri di Università, tutti insomma li raggiungiamo. E la cosa più importante è che nessuno dei nostri concorrenti, o pochissimi ce l'hanno, riusciamo a raggiungere librerie fisiche. Adesso, pochi giorni fa, abbiamo lanciato l'aggiornamento che siamo riusciti a raggiungere 1500 librerie, prima erano 1300. Che significa? È chiaro che non andrete in libreria a trovare del libro, perché altrimenti saremmo un editore e avrete dovuto stampare e distribuirlo, ma per il numero di autori che abbiamo saremmo falliti già da qualche anno se avessimo dovuto stampare tutti i libri e distribuirli. Ma grazie alla tecnologia del print on demand, della stampa su richiesta, noi abbiamo un accordo diretto, quindi non c'è più il distributore, abbiamo un accordo diretto con la libreria, tu vai in libreria, ordini il tuo libro, in 7-8 giorni, massimo, anche di meno, su questo ci continueremo sempre a lavorare per abbassare il tempo, il tuo libro è tuo, noi stampiamo quella singola copia, la inviamo in libreria e tu sul tuo account avrai il tuo guadagno su quella vendita lì. E questa è una cosa molto importante che facciamo noi. Altri, il mio libro.it raggiunge soltanto le librerie Feltrinelli, ma noi raggiungiamo tutte le Feltrinelli, tantissime altre librerie indipendenti. Poi comunque sul sito troverete una mappa divisa per regione su cui potete cercare. Allora, quindi appunto qua riprendiamo l'argomento, insomma, quali sono gli aspetti, i servizi che offriamo per colmare quel vuoto lasciato dall'editore, quindi la cura del contenuto. Abbiamo anche un servizio di semplice lettura del libro, io voglio sapere cosa ne pensi, no? Cioè, ne vale la pena pubblicarlo, oppure quali sono i punti di forza, qual è il punto di debolezza, senza fare una correzione bozze o un editing, quindi soltanto la lettura per dirmi sì, secondo me dovresti, la trama non è un granché, oppure questo personaggio toglilo. Abbiamo un servizio del genere, che è un servizio che abbiamo introdotto da poco. La correzione bozze e l'editing, insomma, immagino che conoscete la differenza. La correzione bozze non interviene sulla struttura narrativa del testo, si fa soltanto la correzione grammaticale, i refusi, e l'editing è un lavoro più approfondito all'interno del testo. La cura del design, molte piattaforme concorrenti alla nostra hanno sistemi di impaginazione online che ovviamente hanno il limite, alcune sono abbastanza evolute, altre no, hanno il limite molto spesso di creare una certa appiattimento del risultato finale, quindi essendo che devi stare all'interno di certi design, di certi template,
diciamo che molto spesso sono quasi tutti uguali i libri o molto simili. E comunque la libertà di scelta non è tanta, e specie per esempio i libri in saggistica pieni di note, tabelle, tutto il resto è difficilissimo, che non ci sono quei tipi di sistemi di impaginazione sono indicati per la fiction. E quindi noi invece non abbiamo, o meno solo per quanto riguarda il cartaceo, non abbiamo sistemi volontariamente di impaginazione online, ma abbiamo un team di persone che in tempi rapidi impagina i libri per voi. Il sistema, seguendo norme editoriali dell'editore tradizionale, quindi anche curando il colophon, le testatine, piuttosto che tutti gli aspetti che riguardano, insomma, per dare un aspetto importante, editoriale all'opera. Il marketing, abbiamo servizi per la creazione del book trail, per crearvi il blog, e formazione. Che cosa intendo per formazione? Ed è quello che dicevo, perché l'importanza di quello che fate. E noi facciamo cultura anche di self-publishing. Sul nostro blog abbiamo dei blogger che si occupano di scrivere e promuovere la cultura, che significa far capire qual è l'andamento del mercato, piuttosto che farvi capire come si promuove un libro, come si usa Facebook per promuovere un libro, o Twitter, o come si usano Monkey Survey per fare un sondaggio nei vostri lettori, come si costruisce una landing page. Cioè, fornirvi tutti gli strumenti per fare una pubblicazione fatta in un certo modo, o comunque per ottenere dei risultati. L'OCR è un sistema di riconoscimento del testo. Benché comunque la maggior parte delle persone scrivono i libri su Word o su altri software, molto spesso, alcune volte ci arrivano anche i faldoni di libri battuti a macchina, e quindi noi con dei sistemi di software facciamo la scansione e riconosciamo il testo, piuttosto che rimetterci a ribatterlo. Quindi un sistema di riconoscimento del testo, sì. Sì, copia anastatica, oppure facciamo, sono rare, però le facciamo. La copia anastatica è una riproduzione di un testo di cui tu non hai il file, quindi per esempio un testo antico, si fanno le scansioni e si riproduce la copia così com'è, vengono chiamate copie anastatiche. E la distribuzione, lo recuperiamo. Per l'ebook raggiungiamo 29 store italiani, quindi da Amazon, Apple, Kobo, Feltrinelli, Mondadori, insomma sono tutti quelli che Media World, UBS, le librerie fisiche, e anche 21 store internazionali. Raggiungiamo le localizzazioni dei principali store, quindi Amazon, Kobo, ovviamente Apple, iTunes, insomma in tutti quei paesi lì. Come funziona, ovviamente, questa vi riassumo abbastanza facilmente qual è, diciamo, il processo di pubblicazione. Ovviamente c'è l'invio dell'opera, poi alcune fasi possono o meno non esserci. Se l'autore per esempio manda un file fatto a regola d'arte, ovviamente non c'è bisogno della cura del contenuto, però c'è l'invio dell'opera, c'è il rapporto con il team di persone che si occupa di curare il tuo libro, questo avviene abbastanza rapidamente. Poi, una volta che il libro è pronto e l'autore dice ok, per me può andar bene, l'inserimento in commercio, quindi parliamo di distribuzione, non distribuzione fisica, cioè l'inserimento in commercio dell'opera, e quindi poi la promozione e la vendita. E questo avviene per l'ebook, questo avviene in tempi abbastanza, cioè, se noi dobbiamo occuparci di, per farvi qualche idea, se dobbiamo occuparci di creare il vostro ebook, quindi per esempio partendo da un file Word convertirlo nel formato EPUB o MOBI, che sono i formati ebook, parliamo di 5-7 giorni, i tempi sono abbastanza rapidi. Poi comunque vi facciamo vedere un altro strumento che abbiamo creato per permettervi di farvelo da soli l'ebook. Veramente si possono fare entrambe le cose? Sì, non sono l'ebook e pubblicare anche il cartaceo? Sì, oppure puoi pubblicare solo il cartaceo con noi e l'ebook con un'altra piattaforma. No, appunto, perché il discorso che parlavamo prima, i diritti sono i tuoi, decidi tu, noi non chiediamo nessun tipo di esclusiva, anzi sono tantissimi. Oppure una combinazione ancora più complicata: pubblichi l'ebook e il cartaceo con noi, l'ebook solo su Amazon, e poi lo stesso ebook con noi raggiungi tutti gli store tranne Amazon, su cui ci sei già, quindi c'è di tutto. Quindi tu non c'è nessun tipo di esclusiva, assolutamente nessun vincolo. E quindi niente, l'invio dell'opera, preparazione dei file, ovviamente i file possono essere inviati in qualsiasi tipo di formato, non c'è nessun limite, e la scelta dei servizi editoriali, anche come la copertina illustrata, se voi avete scritto un fantasy,
chiaro che mettere una foto non è un granché, ma se avete una bella illustrazione sul libro è un'altra cosa. Quindi abbiamo anche tutta una serie di illustratori freelance che lo collaborano con noi, in cui leggono un estratto dell'opera, dialogano con l'autore, decidono qual è il soggetto e poi creano la copertina illustrata, ma copertina fatta da un illustratore, quello che avrebbe chiamato la casa editrice per farvi la copertina. La distribuzione quindi generalmente avviene entro 7 giorni, ma i tempi possono essere anche più corti. 7 giorni, per esempio, se in caso del cartaceo, entro 7 giorni da quando ricevete le copie il libro entra subito nei circuiti di vendita. Per l'ebook i tempi sono anche più rapidi. E ovviamente poi avete quello è un esempio di un pannello pannello per il controllo delle vendite. Lì vengono riassunte nel primo grafico, quello con quello orizzontale, troverete per esempio il numero, l'andamento delle vendite per canale, per sapere magari su quale store vendo di più. E lì è l'andamento delle vendite nel corso del tempo. Poi non le ho messe altre immagini, ma sopra per esempio avete la possibilità di scaricarvi il sistema vi genera automaticamente ogni mese un PDF delle vendite del mese precedente. Potete scaricarlo sia in PDF che in Excel, quindi per farvi i vostri conteggi, insomma, fare tutto quello che volete, oppure estrapolare dei report personalizzati per dire: voglio sapere quante copie ho venduto su Amazon dal 1 al 10 luglio, perché magari ho fatto una promozione e voglio sapere se ha avuto un risultato. Questo è di cui parlavamo prima. Se nel cartaceo ovviamente non abbiamo un sistema di impaginazione online, per l'ebook abbiamo cambiato approccio, perché molto spesso abbiamo capito che per alcuni il costo della conversione poteva essere un problema. Però, per farvi capire, realizzare un ebook di 100, cioè partire da un file Word di 100 pagine o 100 cartelle, crearne un ebook, parliamo di un costo di 30 euro, 0,30 centesimi per pagina, quindi non parliamo di costi accessibilissimi. Però abbiamo creato un sistema, magari vi invito poi a girarlo perché è abbastanza semplice e gratuito, che si chiama BookBuy, ed è un tool online con cui voi vi create un account in 2 secondi e iniziate a scrivere il libro online oppure a importare il libro che avete già realizzato. E poi l'approccio qual è? Non si inizia a impaginare o scrivere un libro pensando a quale sia il risultato finale, cioè non apro Word e imposto la pagina in 15:21 perché voglio fare un libro cartaceo. Io mi concentro sul contenuto, poi posso scegliere di esportare in qualsiasi momento tutto il contenuto in PDF per la stampa, scegliendo il formato. Il sistema me lo adatta automaticamente al formato che ho scelto, quindi non vincolo il contenuto al formato, io mi concentro sul contenuto, oppure lo posso esportare in EPUB o in MOBI, e tutto questo viene fatto con un click e gratuitamente. Quindi voi scrivete il libro online, il libro è tra l'altro, essendo online, potreste accedervi ovunque. Siete in viaggio, diciamo, mi è venuta un'idea, voglio continuare a scrivere quella cosa, mi collego al sito, continuo a scriverlo e esportarlo in qualsiasi momento. E poi non avete nessun vincolo, vi fate l'EPUB, ve lo pubblicate con qualcun altro. No, è uno strumento per crearvi il libro da soli. E in più la cosa bella è che è un sistema, anche un sistema di scrittura collaborativa. Sullo stesso libro potete permettere a più persone, gestendo anche i ruoli che questi hanno, di lavorare sulla stessa opera. Quindi se avete un editor o un amico che vuole leggere il libro e correggerlo, gli date l'accesso, lo abilitate e lui può scrivere, correggere il vostro libro. E in più il sistema fa quella cosa che è l'incubo di tutti gli autori: vi salva tutte le versioni possibili di quello che avete fatto, quindi potete tornare indietro in qualsiasi momento, quindi non perdete mai praticamente nulla. E allora, per farvi un esempio, giusto per capire, allora è chiaro che essendo tanti i servizi e tante le possibilità era difficile farvi una tabella per riassumervi tutti, però per riassumere abbastanza velocemente, se io voglio decidere di autopubblicare un libro e distribuirlo solo in cartaceo, il costo per il servizio della distribuzione, quindi l'inserimento in tutti gli store e la possibilità di che il libro venga acquistato nelle librerie, ha il costo soltanto di 30 euro ed è una tantum. Quindi tu non hai, puoi pubblicare il libro senza avere l'obbligo di stampare migliaia di copie, e con 30 euro il tuo libro è automaticamente disponibile su tutti questi store qua e nelle librerie. Poi ogni volta che viene richiesto siamo noi che lo stampiamo senza che tu abbia nessun tipo di costo, e ti riconosciamo insomma, il tuo guadagno.
Nel caso del Daily Book la distribuzione non ha ovviamente non ha un costo, perché è chiaro che il sistema è molto più semplice anche per noi, quindi non graviamo nessun tipo di costo sull'autore. Il costo di conversione di cui parlavamo prima è 0,30 centesimi in caso di un ebook, parliamo di un ebook lineare, insomma un testo fiction senza note, senza immagini. Perché? Allora, nel caso degli ebook esistono diversi formati. Quello che conoscete tutti è l'EPUB, quello che si è imposto come standard, però alcune piattaforme hanno formati proprietari come Amazon, che ha il suo Mobi, oppure per esempio l'EPUB e il Mobi sono adatti per testi che non contengono note o tabelle. In quel caso si stanno diffondendo, anche grazie all'introduzione dei tablet, dei formati che sono l'EPUB layout fisso, che è quello che sicuramente si imporrà come formato per quanto riguarda i testi scolastici. Immaginate, cioè, è un EPUB che riproduce esattamente l'aspetto che ha un libro cartaceo. Quindi, per esempio, se immaginate un libro di testo della vostra scuola di biologia, c'è un'immagine che va su due pagine, sull'EPUB ovviamente questa cosa sarebbe impossibile su un tablet, perché non avete. Invece, con questi tipi di layout fisso, EPUB layout fisso, oltre che inserire video, immagini, animazioni all'interno di un ebook, si può avere un aspetto grafico decisamente molto, molto migliore, si può fare qualsiasi cosa in pratica. E ovviamente ha un costo maggiore, ma parliamo di 1,20 € a pagina per la creazione di un ebook layout fisso. E poi giù, per esempio, un esempio per stampare una singola copia di un libro di 100 pagine, 15-21, insomma il formato più conosciuto, al costo di 5 euro. È chiaro che poi questo è un altro aspetto positivo del print on demand: salendo col numero di copie il costo si abbatte, quindi è chiaro che se stampo una copia mi costa 5 euro, se ne stampo 200 mi costerà la metà o anzi di meno, probabilmente della metà. Quindi, sempre proporzionale al numero di pagine? Sì, e diciamo che gli aspetti che incidono sul costo sono ovviamente il numero di pagine, il formato, se nel testo ci sono meno immagini, e il numero di copie, ovviamente. Quelli sono gli aspetti che incidono. E qui vi do qualche cifra, giusto per avere un'idea. Noi abbiamo, allora, questi, la trovate la data di aggiornamento. E al 30 settembre abbiamo in commercio 2600 pubblicazioni. Per farvi un'idea delle cifre, se fossimo un editore saremmo un grande editore. La Newton & Compton ha 2104 titoli in commercio, noi ne abbiamo 2006. Ovviamente la qualità, tutto quello che vuole, la distribuzione è diversa, però per farvi l'idea di quanto può pesare il numero di pubblicazioni, noi ne abbiamo 2006. Nel caso delle pubblicazioni digitali, al 30 settembre erano 1350. Che può non sembrare un numero elevato, ma circa 2 o 3 mesi fa l'Associazione Italiana degli Editori per la prima volta ha rilasciato dei dati sul mondo del self-publishing, perché è chiaro che per loro era difficile anche reperire informazioni. Per esempio Amazon non dà nessun tipo di statistica, di dati, non rilasciano nessun tipo di informazione, però da quello che loro hanno riuscito a studiare, a capire, hanno fornito i dati sul numero di pubblicazioni digitali autopubblicate in commercio. Noi avevamo circa poco meno, insomma parliamo del 31-32% delle pubblicazioni autopubblicate digitali in Italia erano state pubblicate con noi, giusto per darvi qualche dato. Come numero di autori abbiamo ormai superato la soglia di 2000, che vi assicuro che è un numero veramente elevato, perché ognuno ha una sua esigenza, una sua aspettativa. E per farvi dare un'idea di quanto è alto l'interesse per questo mondo qui, ne parlavo ancora con loro prima, e di quanto poi stia cambiando e le persone siano sempre più coscienti di che cos'è l'autopubblicazione, perché la nostra piattaforma ha circa 5 anni. Quando abbiamo iniziato tutti si rivolgevano a noi dicendo: caro editore, voglio pubblicare il mio libro, no? Cioè non c'era ancora abbastanza, non è abbastanza chiara la differenza tra una piattaforma di self-publishing e un editore tradizionale. Erano convinti che stavano pubblicando con l'editore, nonostante poi noi
glielo spiegassi, comunque sul contratto c'era scritto, però adesso invece si rivolgono e dicono ho scelto la vostra piattaforma, usano termini adatti, quindi è cambiata la sensibilità. Però per farvi capire il numero di quanto è alto l'interesse, noi mediamente in un anno abbiamo più di 115.000, qua parliamo di casi, nel nostro gergo all'interno del sistema che usiamo per gestire l'assistenza ai clienti. Ogni caso può essere composto da fino a 10, 20, 30 mail e tutta la discussione con gli altri, quindi immaginate quanto è alto il numero di richieste che possono arrivarci. Ovviamente noi siamo uno degli attori, quindi l'interesse è veramente alto su questo settore qua. E qui, come Facebook, diciamo che siamo uno dei più importanti. Abbiamo più di 33.000 fan su Facebook, e Facebook è il canale su cui noi veicoliamo, a parte ovviamente i servizi e le promozioni, ma la cultura del self-publishing, quindi proponiamo approfondimenti su determinati aspetti che abbiamo visto all'inizio, quindi come scrivere un libro, come promuoverlo, come evitare gli errori grammaticali più comuni, o piuttosto come si scrive correttamente un post su Facebook per avere qualche mi piace, oppure senza avere la frustrazione di dire ho scritto, pubblico centinaia di post al giorno, nessuno mi condivide, nessuno, no? Cioè c'è anche lì, c'è qualcosa che non va e ci sono delle regole da seguire, quindi cerchiamo di aiutare gli autori a fare questo. Qui recuperiamo l'argomento che abbiamo visto prima: perché il self-publishing può essere utile per gli editori? Allora, i motivi sono tantissimi, qua ho cercato di riassumerli. Innanzitutto per lo scouting. Immaginate che prima gli editori tradizionali ricevevano migliaia di manoscritti, no, la maggior parte non riuscivano a leggerli, e magari tra quelli c'era il capolavoro, il bestseller che avrebbe probabilmente anche risollevato le sorti della casa editrice. Quindi immaginate quanto può essere utile scegliere direttamente da pubblicazioni che stanno avendo un successo anche se sono autopubblicate. In Italia ce ne sono stati tanti casi, per esempio Anna Premoli, quella che ha vinto il premio Bancarella, credo, era un libro autopubblicato, stava andando bene su Amazon, un editore l'ha notato, gli ha fatto un contratto e adesso è pubblicato con la Newton, credo, sì, con la Newton & Compton. Quindi tutta l'attività di scouting, che prima lo facevamo all'interno della casa editrice, con la possibilità di mancare delle opportunità, adesso se sono intelligenti, studiano le vendite, gli andamenti di mercato delle piattaforme o degli autori che sono autopubblicati, hanno la possibilità maggiore di prendere dei bestseller. Il self-publishing impone alle case editrici un'innovazione e un ripensamento ovviamente del loro ruolo, ed era la frase di Jeff Bezos all'inizio: gli editori devono sudare. Dati che potete trovare sul sito dell'Associazione Italiana degli Editori, il numero di cessazioni di attività degli editori negli ultimi anni è aumentato tantissimo. Il self-publishing e comunque anche l'editoria tradizionale e la crisi economica che c'è sta tagliando, sta incidendo negativamente sul numero degli editori italiani. Ma ovviamente questo da un lato è l'aspetto negativo, dall'altro questo impone a loro di innovarsi e cercare di inventare qual è il loro ruolo, no? Perché poi un autore dovrebbe affidarsi a un editore per pubblicarsi. E ovviamente la questione delle tecnologie. Le piattaforme di self-publishing e comunque tutto il mondo che gira intorno all'ebook sono mondi che utilizzano le tecnologie, quindi una piattaforma di self-publishing ha sotto ovviamente tutta una serie di tecnologie sviluppate per la distribuzione, per il monitoraggio, l'analisi dei dati, di vendita, tutto il resto. Tutte tecnologie che un editore, tutti aspetti che un editore tradizionale non si poneva nemmeno, cioè molto spesso gli editori ve lo immaginate come una persona anziana che legge il libro, che lo sceglie, insomma all'interno della casa editrice non c'è una figura dello sviluppatore oppure di chi si occupa dei social network. E diciamo che la figura di queste figure qui avranno un ruolo sempre più importante negli anni, quindi anche questo è un aspetto che è una ricaduta positiva del self-publishing, per cui gli editori sono costretti anche ad adottarsi di tecnologie sul loro sito, comunque anche all'interno della loro produzione editoriale. Se volete magari facciamo una pausa e poi parliamo di un caso concreto di self-publishing, per farvi capire quando il self-publishing funziona e perché una persona che si autopubblica può avere successo o meno. Insomma, parleremo di un caso concreto, quello di
di Elis Amore, che poi è comunque uno pseudonimo di Elisa Strazzanti, che è un'autrice che si è autopubblicata il cartaceo, e ti parlavo prima, ha pubblicato l'ebook su Amazon e sugli altri store l'ha fatto con noi e il cartaceo con noi, ed ha avuto un grandissimo successo, tant'è che adesso è stata pubblicata dalla casa editrice Nord ha scritto un fantasy, in pratica, nello stile di quello con la sua Empiria, come si chiama? Twilight, il genere è quello là, può piacere o meno, però insomma il genere è quello, e sta avendo un grandissimo successo. Magari facciamo una pausa così.